Bentornati a tutti in una nuova intervista dell'ufficio stampa del Liceo Cassini di Sanremo. Io sono Tommy e siamo in compagnia dell'ormai ospite quasi fisso, la professoressa Lucinda Buia, per una ulteriore intervista, questa volta a tema più artistico. Infatti parliamo di letteratura ed arte. Allora, io comincerei subito parlando generalmente del rapporto fra musica e pittura. Abbiamo appena visto un quadro di Caravaggio su cui è pitturato, dipinto uno spartito, dalla quale poi è stata tratta una vera e propria opera o melodia. Opera o melodia? No, una composizione musicale che va a inquadrare bene questo frammento che è stato salvato. Tutto il resto si è perduto, il frammento che Caravaggio ha rappresentato si è salvato e quindi Sabene ha completato un brano musicale traendolo da lì. E quindi grazie al quadro che è stato salvato nella storia questo spartito. La domanda iniziale era però: qual è il rapporto fra musica e pittura? Si completano a vicenda o sono una l'arricchimento dell'altra? Beh, sì, si completano o si possono godere insieme, c'è un'armonia di linee e di colori e c'è un'armonia nella musica che in questo caso addirittura proprio si sovrappone alla bellezza del quadro. Abbiamo visto prima del quadro di Caravaggio anche un quadro di Giovanni Segantini in cui viene raffigurata questa madre che si addormenta assieme al figlio in una stalla e vi è anche una mucca che è girata, sì, che, quasi, in cui indifferente, volta, quasi indifferente, sì. E l'unico a vegliare, l'unico con l'occhio aperto è il vitello, sì. Al giorno d'oggi l'interpretazione di questo quadro può essere data come l'occhio del vitello vigile che rappresenta la gioventù che deve essere pronta, o è troppo azzardato? Ma si può sempre interpretare un po' come si vuole, purché si diano delle giustificazioni. Io direi che lì c'è la forza della natura. La natura giovane del vitellino è una natura forte che rimane sveglia, rimane allerta in un'atmosfera sonnolenta ma sacra. Grazie. Vorrei concentrare quest'ultima domanda su un aspetto che viene purtroppo trascurato, cioè il fatto che noi giovani al giorno d'oggi è abbastanza oggettivo che ci curiamo meno di arte e di musica classica in generale. Qual è il consiglio che lei darebbe a coloro che ci stanno guardando per cominciare a riavvicinarsi all'arte, al mondo della musica classica e diciamo poterle godere appieno? Allora, quella di ascoltare molto e per esempio di partire da bellissime musiche come quella che ho fatto sentire di Leonard Cohen, che non è una musica classica, che è la musica di un grandissimo cantautore, di un grande poeta americano con una tradizione alle spalle chiaramente ebraica, si capisce, si sente molto bene dalla sua musica, e direi che a furia di ascoltare si deve imparare ad apprezzare, perché è tutto un mondo che si apre e che ci suggerisce tante cose. Nessun grande compositore del momento è un compositore che ignori la tradizione. Un'ultima domanda al pelo, la professoressa Lucinda Buia, sì. Che musica ascoltava a 17 anni? A 17 anni io suonavo il pianoforte, quindi ascoltavo musica classica, però tante canzoni, anche la radio, le canzoni del e momento. E il compositore preferito dunque? Ma non si può dire quale sia il compositore preferito, certo quello che mi affascina di più è Mahler. Mahler, ok, grazie mille, allora alla prossima intervista, ringraziamo ancora la professoressa. Grazie a voi. Thank you.